Dunque, questa sera sembrerebbe che quel signore deve decidere se questo Natale e questo Capodanno tutti gli italiani saranno rinchiusi dentro casa. Dunque, andando per ordine, sembrerebbe che l'articolo 16 della Costituzione italiana preveda la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale e recita queste parole: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Allora, dunque, considerato che da marzo ad oggi nessuna legge ha determinato limitazioni per motivi di sanità o sicurezza, in quanto è stato emesso soltanto un DPCM. Il DPCM, sappiamo tutti che non è una legge, ma è un atto amministrativo. Dunque, teoricamente, salvo che non inventino qualcosa, la libertà di circolazione, diciamo obbligata con l'autorità, è un reato, da quanto dice l'articolo 16 della Costituzione. Quindi, teoricamente, chi vieta una persona la libertà di circolazione commette appunto un reato e non c'è nessun DPCM che può porre una deroga a questo articolo della Costituzione in base alla gerarchia delle leggi. Quindi, attualmente l'articolo 16 della Costituzione non è invalidato e non può divenire secondario al DPCM. Si dice anche che chiunque intimi il divieto di circolazione rischia una denuncia per procurato allarme, articolo 658 del codice penale, truffa aggravata, 640 del codice di procedura penale, abuso di autorità, articolo 608 del codice di procedura penale, violenza, articolo 610 del codice di procedura penale, e la violazione della Costituzione italiana secondo l'articolo 1, 24, 10, 13, 16, 32, 41, 54 e 78. Violazione tra l'altro del Trattato di Oviedo e la violazione dei diritti umani rispettivamente articolo 5 e articolo 3. Teoricamente, secondo la legge italiana, questo è quanto. Quindi teoricamente non possiamo essere rinchiusi a Natale e Capodanno. Però adesso bisogna capire perché questi, per quanto molte persone li sottovalutino, queste sono persone molto scaltre, molto furbe, molto intelligenti. Sono degli autentici banditi. E io suppongo, poi potrei anche sbagliarmi, magari in realtà dimenticano qualcosa, però in teoria
Queste sono le leggi e non può. Non, allora, se una persona violasse questo divieto di circolazione, non dovrebbe essere sottoposto ad alcuna multa, o comunque sia, gli possono fare la multa, ma in un ricorso naturalmente dovrebbe essere vinto. Un eventuale ricorso dovrebbe essere vinto. Tra l'altro, qui c'è un grafico dell'Istituto Superiore di Sanità che sottolinea il fatto, eccoli qui i dati demografici, non si vede nulla, che sottolinea il fatto che l'età media dei pazienti deceduti e positivi al SA, quello che sappiamo, perché non possiamo dirlo, non possiamo dirlo, è di 80 anni. Anzi, addirittura 82 secondo la mediana del grafico dell'Istituto Superiore di Sanità. Rispettivamente, le donne sono state 17.736 e il rimanente sono stati uomini. Dice inoltre qui, questo lo potete leggere chiunque di voi nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità, che l'età mediana dei pazienti deceduti positivi da questa influenza è più alta di oltre 30 anni dei pazienti che hanno contratto l'infezione. Età mediana dei pazienti deceduti 82 anni. Quindi teoricamente dicono che le persone che hanno preso l'infezione in media hanno 48 anni, ma quelli deceduti ne hanno la bellezza di 82. E questi sono dati che potete, appunto, continuo a dirlo, leggere sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Le donne decedute dopo aver contratto l'infezione hanno un'età più alta rispetto agli uomini. Ah, età mediana delle donne 85 addirittura, e gli uomini 80, quindi in media viene 82. L'età media di decessi settimanali è andata sostanzialmente aumentando fino agli 85 anni nella seconda metà di agosto, per poi calare leggermente. Il grafico presenta le più comuni patologie croniche preesistenti diagnosticate prima di contrarre l'infezione nei pazienti deceduti. Questo dato è stato ottenuto da 5.234 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,5 patologie. Cioè, persone che veramente avevano un piede nella fossa e naturalmente loro avevano un piede nella fossa e ci stanno trascinando anche a noi lì dentro la fossa. Poverini, non queste persone che non ci sono più, ma questi burattinai che sono lì dentro. Complessivamente, no, e poi qui analizza anche il grafico e dice: allora, questa valore è 3,5, mediana 3 di patologie, deviazione standard 2,0. Pensate voi. Complessivamente 174 pazienti. Il 3,3 del campione presentava zero patologie. Quindi il 3% non aveva patologie. Gli altri avevano tutti un piede nella fossa. Oh, non lo sto dicendo io. 682 presentavano una patologia, 988, quindi 13%, 18,9, 3% quelli sani. 13% ci avevano una patologia. 18,9% presentavano due patologie e 3.390, il 65% presentavano tre o più patologie prima del ricovero in ospedale. Il 21% dei pazienti deceduti,
seguiva una terapia con ACE inibitori. Non so cosa sia questo ACE inibitori, sinceramente. E il 14% una terapia con sartani. Sartani o sartani, non so cosa siano. Bloccanti del recettore per l'angiotensina. Nelle donne. Il numero medio di patologie osservate era 3,7. Addirittura nelle donne 3,7 patologie. Mediana 3, standard 2. Questo è quanto. È interessante a questo punto aggiungere anche un'altra cosa. Oggi aggiungiamo anche quest'altra cosa, così facciamo proprio l'unplane oggi. Allora, abbiamo detto che teoricamente, se non si inventano qualche escamotage, non possiamo essere bloccati dentro casa. Abbiamo detto anche che, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, le persone che sono decedute avevano 3,7 patologie addirittura. Quindi a questo punto, dato che ci vogliono inoculare a tutti i costi questo stramaledetto vaccino tra un po' di tempo, credo che sia giusto andare a leggere solo, noi lo facciamo soltanto per scopi storici, perché a noi piace leggere la storia, perché anche questo qui che è appena successo e anche questi dati dell'Istituto Superiore di Sanità, o comunque sia quello che abbiamo parlato della legge, è tutta storia. Noi lo facciamo soltanto per storia. Codice di Norimberga, 1946. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve avere la capacità legale di dare consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio, senza l'intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza. Deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una decisione cosciente e illuminata. Quest'ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione affermativa da parte del soggetto dell'esperimento, lo si debba portare a conoscenza della natura, della durata e dello scopo dell'esperimento stesso, del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto e di tutte le eventuali complicazioni e rischi che si possano aspettare dagli effetti sulla salute o che alla persona possano derivare dal sottoporsi all'esperimento. Il dovere e la responsabilità di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è implicato nell'esperimento. È un dovere e una responsabilità che possono essere È un dovere, una responsabilità che possono essere impunemente dedicati, delegati ad altri. Questo codice di Norimberga, che noi trattiamo soltanto per storia, soltanto perché amiamo la storia, un giorno verrà molto ricordato da parte nostra, che non dobbiamo mai dimenticarlo, qualsiasi cosa succeda. Ciao a tutti.